Quello che noi dobbiamo fare a livello di società, e non so se è ora già adesso di farla oppure bene aspettare un altro 6 mesi, assicurarci che non ci sia, ecco, un altro autunno difficile e così via. Però noi dobbiamo fare, tu aiutami in questo, dobbiamo fare una seria riflessione sulla evidenza scientifica in favore o contro i risultati ottenuti dalle misure non farmacologiche di intervento. I lockdown, le restrizioni, la chiusura delle scuole, la chiusura delle attività, i coprifuoco, le mascherine a chiuso. Non parlo di mascherine in ospedale dove sicuramente servono, l'evidenza è già fortissima. Approfitto per dire, lo dico io, sono sicuro che il professor Silvestri è dell'opinione che le mascherine all'aperto, specialmente adesso, non servono a beata minchia, servono solo a creare difficoltà respiratorie a chi magari ce le ha già di suo. Sì, ma Me poi l'hanno chiesto in 500. sì, no, ma questo è ovvio, lo sapevamo da sempre. Sono quelle cose, no, che si fanno non perché è il concetto, no, di dire facciamo una concessione al pensiero, un pensiero a metà tra il magico e il politico per non dare argomento a siccome ci sono i no mask, ci sono dei cretini che dicono che le mascherine non servono neanche dove servono, allora bisogna dire che servono dove non servono, no? Cioè, si vanno in queste logiche, si risponde a una cretinata con una cretinata di segno opposto, come se le cretinate fra di loro si annullassero. Invece no, aumentano la massa critica di cretinate che poi impediscono alle persone intelligenti come noi, diciamolo, cazzo, di far andare il mondo avanti in modo migliore e più razionale, no? Però questo tipo di analisi critica, Michele, lo dobbiamo fare, lo dovremo fare senza aver paura della politica, senza aver paura dei fascisti dei social, senza aver paura dei negazionisti che cercheranno di marciare su questa bandwagon, non risalire su questa bandwagon, però dovremmo fare perché di fronte a un'altra pandemia, le società devono essere in condizione di dire ha avuto senso fare quello che abbiamo fatto oppure non ha avuto senso. Ecco.